A 25 anni dall'omicidio dei due giovani netturbini Francesco Tramonto e Pasquale Cristiano uccisi dalla 'ndrangheta mentre svolgevano onestamente il proprio lavoro, si è svolta nella sala tricolore della prefettura di Catanzaro la cerimonia di consegna dei premi Cristiano e Tramonto, giunti alla seconda edizione, e intitolati proprio ai due netturbini comunali uccisi nell'agguato del 1991. L'iniziativa è stata promossa da Libera, per la quale era presente Don Marcello Cozzi. Importante perché i nostri ragazzi vanno educati, fra le tante cose, alla memoria, ma è importante soprattutto perché oltre a educare alla memoria bisogna dire ai nostri ragazzi, evidentemente bisogna ricordare anche a noi stessi, che la memoria non è sufficiente e che la memoria di quello che è accaduto deve essere necessariamente trasformato in radici per un impegno attuale, per un impegno sempre costante. E allora ben vengano iniziative di questo tipo, perché nel sangue di chi non c'è più noi dobbiamo trovare la linfa che ci deve mandare continuamente avanti nella costruzione di un mondo diverso. Questa è un'iniziativa a cui noi ovviamente teniamo molto. Ricordiamo che il coordinamento di Libera è proprio intitolato ai Tramonto e Cristiano. È iniziato tutto, come sapete, qualche giorno fa, quando noi ci siamo riuniti all'alba del 24, che è stato proprio nel momento in cui Tramonto e Cristiano sono stati uccisi, un incontro che ha visto insieme cittadini ma anche istituzioni. E questo è un punto molto significativo. Abbiamo in questo momento, secondo me, un momento virtuoso in questa provincia, dove abbiamo istituzioni. Io dico sempre ai ragazzi, quando voi vi arrabbiate con le istituzioni, anche quelle scolastiche, alcune volte fate bene, ma tale altre volte bisogna ricordare che gli uomini e le donne che rappresentano lo Stato e il governo sono persone che ci mettono la faccia e ci mettono il cuore e la testa. Tutti insieme ai cittadini comuni e alle associazioni come noi, è appunto questo che dobbiamo fare, perché il ricordo non basta, bisogna fare memoria, e la memoria non è una pagina di storia, un ricordo da rimettere insieme a distanza di qualche anno. Fare memoria significa anche essere consapevoli di quello che è stato il nostro passato per rendere il nostro presente vivibile. Sì, ringrazio a nome di tutta la città l'Associazione Libera per ciò che sta facendo nel ricordo di due cittadini di Lamezia che 25 anni addietro hanno perso la vita in una vicenda ancora oscura, ma che comunque ha la sua drammaticità di fondo, cioè due cittadini che stavano lavorando alle 5 del mattino e che per il sol fatto di lavorare sono state vittime della criminalità più efferata. È vero, dopo 25 anni la ferita è ancora aperta ed è aperta soprattutto perché non si è resa giustizia.